La pressione è in aumento sull'autoproclamato presidente venezuelano Juan Guaidó, già riconosciuto da 50 paesi e messo in stato d'accusa dalla Corte Suprema. Dichiariamo colpevole di oltraggio il cittadino Juan Guaidó, ha pronunciato la Corte. Si dispone inoltre l'invio di una copia della presente decisione al presidente dell'Assemblea Nazionale Costituente al fine di revocarne l'immunità parlamentare. Secondo la Corte, Guaidó è colpevole di aver disobbedito al divieto di lasciare il paese che gli era stato imposto alla vigilia del suo giro di incontri in diversi stati sudamericani. Nelle stesse ore della pronuncia, il leader era impegnato in un comizio nel quartiere di San Bernardino, a Caracas, interrotto da un lancio di lacrimogeni ad opera di ignoti. Un gesto stigmatizzato da Guaidó, che ha detto però di non aver paura e di non temere inoltre la revoca dell'immunità. Miren, eso es lo que les queda. Ad avere paura sono quelli che stanno usando le armi, ha dichiarato, che ci bersagliano con i lacrimogeni. Noi continuiamo a mostrarci qui con coraggio perché non abbiamo paura e continueremo a testa alta. Il 6 aprile i supporter di Maduro e quelli di Guaidó scenderanno in piazza per due mobilitazioni nazionali contrapposte, ma intanto il Venezuela continua a vedersela con la crisi energetica che a più riprese ha lasciato al buio il paese. Maduro ha annunciato il razionamento dell'elettricità per i prossimi 20 giorni, destituendo inoltre il ministro dell'energia elettrica, Mota Dominguez.